Stefania Filetti, segretario della FIOP CGL della provincia di Varese, qual è la situazione dell'azienda metalmeccanica in provincia? La situazione dell'azienda metalmeccanica in provincia è una situazione critica, molto critica. In questo mese di settembre, che sapevamo già fosse un mese, sarebbe stato un mese sicuramente complicato, la realtà ci porta a vedere invece una situazione anche peggiore. Alle situazioni note delle grandi fabbriche, la Whirlpool con tutto l'indotto per esempio, quindi il settore elettrodomestico, si aggiungono altre aziende tipo la vicenda per la quale siamo qui, quella della Riva Acciaio, ma anche la USAG per esempio, altra azienda importante della zona della Laghi, che ha deciso di licenziare 80 lavoratori. Ma insieme a queste ci sono numerose aziende piccole, piccolissime e anche medie che sono al termine dell'utilizzo di ammortizzatori sociali, che hanno ancora difficoltà finanziare con le banche, che se legate a un mercato interno continuano a segnalarci problemi di mancanza di lavoro, mancanza di ordinativi. E incomincia a diventare davvero una situazione critica, oltre, come dire, una certa misura che in qualche modo vediamo anche in altre province. Da tempo sappiamo che la provincia di Varese, anche in Lombardia, è fra i primi posti per le difficoltà. Questo mese di settembre ce lo conferma e rischia anche di aggravare questo giudizio.